Torniamo a parlare del tema affittare una casa, un appartamento in Germania dal punto di vista dell'inquilino, cioè voi inquilini cercate, futuri inquilini cercate casa in Germania in affitto. Già parlai di questo tema in un altro video che vi linko qui sopra, ma nell'episodio di oggi voglio concentrarmi di più sull'aspetto della lettera di introduzione o messaggio di introduzione o email di introduzione, chiamatela come volete. Insomma, su quel testo in cui voi vi introdurrete al padrone di casa, così che avrete magari, se fatta bene, più possibilità di avere l'appartamento dei vostri sogni in affitto. Chiaramente, come già detto in quel video che riposto qui sopra, dovrete avere i tre famosi documenti senza i quali non pensate neanche di fare domanda, perché quasi sicuramente vi scarteranno a priori se non li avete. Le ultime tre mensilità della vostra busta paga, la sciufa, già spiegai cosa significa in quel video, e talvolta chiedono anche questo documento firmato dal vostro ex padrone di casa, in cui costui afferma che voi siete stati inquilini, diciamo modello, inquilini affidabili, che avete sempre pagato tutto in tempo e non avete lasciato danni molto visibili, sto parlando, nell'immobile, ok? Concentrarsi nella lettera di introduzione, nelle lettere di introduzione, perché saranno due, adesso vi spiegherò tutto per benino, è molto 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 importante, ha quasi la stessa importanza dei tre documenti più finanziari, diciamo, che vi ho elencato prima. Dovete tenere a mente una cosa: in Germania, se siete specializzati, avete laurea magistrale, la giusta esperienza, stipendi da 3.000 euro netti sono una cosa molto comune, ok? E tra le varie metropoli, i vari Bundesland, diciamo, non c'è una così grande differenza di stipendi. Non è come in Italia, fa conto che se lavori, non lo so, a Palermo, lo stipendio medio sono 600 euro al mese e magari anche in nero, mentre a Milano sono 1.300-1.400 euro, magari in busta paga questa volta, e talvolta anche da specializzati. In Italia si prendono, senza talvolta, molto spesso anche da specializzati in Italia si prendono stipendi di massimo 1.300-1.400 euro, nella media sto parlando. In Germania no, non ci sono grandi differenze di stipendi tra, per esempio, Berlino e Monaco. Ci sono 200-300 euro di differenza magari, ma non 800 euro di differenza come in Italia, magari tra Palermo e Milano. In Germania c'è un certo standard, non ci sono grosse differenze di stipendi. C'è chi dirà di sì, ma nella mia esperienza queste differenze non sono così grosse. Tra Francoforte e Amburgo non c'è una grossissima differenza di stipendi, tra Francoforte e Monaco, Berlino, Amburgo, Berlino, Colonia, 200-300 euro di differenza. Dunque, quando andrete a fare domanda in Germania per il vostro appartamento da prendere in affitto,
la concorrenza sarà spietata. Magari di 20 persone che si presentano per un certo appartamento e tu guadagni 3.000 euro netti, non pensare che gli altri guadagnino meno di te. Magari su 20 persone che si presentano, 15 guadagnano 3.000 euro netti o forse più. È molto comune. Dunque capite che c'è una concorrenza molto più spietata ed è per questo che dovete concentrarvi molto sulla stesura della lettera di introduzione, della mail di introduzione, del messaggio di introduzione. Il primo messaggio sarà quello che spedirete per andare a vedere l'appartamento, per visitarlo, e già di lì dovete catturare l'attenzione del padrone di casa, perché costui riceverà domande, 1.000 domande al giorno. Non lo so, in una città come Berlino, un padrone di casa che mette il proprio immobile in affitto riceve migliaia, centinaia di messaggi al giorno. E se voi non vi concentrate fin da subito nella stesura del primo messaggio, dove magari includerete meno dettagli, non vi descriverete così a fondo, però dovete comunque sia fare magari un testo più corto rispetto alla seconda lettera di introduzione, ma comunque sia un testo accattivante. Considerate che già prima di spedire tutti i messaggi per andare a vedere i vari immobili, dovete avere già quei tre documenti: busta paga, sciufa, documento che attesta che voi siete inquilini affidabili dal padrone di casa, dall'ex padrone di casa. Dovete averli già pronti subito, perché tutti ce li avranno già pronti. Voi vi concentrate nella stesura della prima lettera di introduzione, più corta però già accattivante. Andate a vedere l'immobile di vostro interesse, lo andate a vedere. Dopodiché, quando decidete, ok, sì, questo è l'appartamento, questi sono gli appartamenti che mi piacerebbe avere, allora passate alla stesura della seconda lettera di introduzione, che è la più importante. E qui dovete metterci la stessa passione di, per esempio, quando scrivete una tesi di laurea. Dovete starci molto attenti. È molto importante. Può fare la differenza alla fine. Io mi ricordo quando io e mia moglie cercavamo un appartamento 4-5 anni fa qui a Berlino, ci piacque quell'immobile e per scrivere la lettera di introduzione, la seconda, ci impiegammo 2 giorni e alla fine fece la differenza. Non è che abbiamo solo scritto ciao, sono Roberto Rossi, mi piace l'appartamento, mi piace dove è ubicato, è tranquillo, via dicendo, grazie, arrivederci. No, dovete includere dettagli, la sintassi, dovete stare attenti. Magari lo scrivete sia in tedesco che in inglese, se fate domanda qui a Berlino, per esempio. Quali sono i vostri hobby, quali sono i vostri studi, background culturale, eccetera, eccetera. Dovete, insomma, prestarci molta attenzione. Sicuramente farà la differenza, perché appunto avrete a che fare con concorrenza di gente che ha stipendi di 3.000 euro netti, la maggior parte. Ok? Dunque non potete solo contare sulle vostre buste paghe, sulla sciufa, su questi documenti più burocratici. Dovete impegnarvi a scrivere una bellissima lettera di introduzione accattivante. Dunque, ricapitolando, scrivete la prima, giusto per catturare l'attenzione del padrone di casa, andate a vedere
appartamento, lo andate a visitare, vi piace, e già tutti i documenti pronti, burocratici, come vi dicevo, vi piace e vi impegnate molto a scrivere la seconda lettera di introduzione, che è quella che alla fine farà la differenza maggiore. E per questo video è tutto, se ti è piaciuto dai un like, altrimenti dai un dislike, iscriviti al canale, attiva la campanellina, commenta qui sotto, fammi sapere se hai domande, critiche, tutto è benvenuto nel mio canale. E noi ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!